Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, stamani a Catania per parlare di infrastrutture, presentare un piano di spesa da 200 miliardi. Lo Stato, ha detto parlando agli amministratori regionali e comunali, deve fare di più. Sentiamo il servizio di Filippo Romeo. L'idea del Presidente dell'Unione Europea Antonio Tajani per il rilancio del Meridione d'Italia è semplice. Si investano i fondi comunitari destinati al Sud, soldi che spesso per mancanza di progettualità non vengono utilizzati e si restituiscono a Bruxelles. Questo potrebbe rimettere in moto l'economia, creare nuovi posti di lavoro in zone che ne hanno tanto bisogno e portare alla realizzazione di opere strategiche per accorciare il divario con il Nord. Il progetto per il Sud, da 200 miliardi di euro, è stato illustrato a Catania nella prima delle due tappe siciliane, l'altra nel pomeriggio a Palermo. Nel corso del seminario Sicilia 2030, ripartiamo da un piano per le infrastrutture nel Palazzo della Cultura, Tajani ha sottolineato come l'obiettivo da perseguire sia quello di puntare a strade, porti, aeroporti e ferrovie. L'isola, però, ha aggiunto, non può essere lasciata sola, serve l'aiuto dello Stato. Non all'assistenzialismo, ha puntualizzato. Se i soldi per il reddito di cittadinanza fossero stati destinati ad aiuti alle imprese, si sarebbero potuti creare tanti posti di lavoro. Serve una politica economica che possa permettere di sconfiggere la disoccupazione giovanile. Lo Stato deve fare di più, l'Europa può fare di più, grazie alla collaborazione con il sindaco e con la commissaria Creto abbiamo ottenuto anche qualche risultato, abbiamo sbloccato qualche problema, pensiamo alla metropolitana di Catania. I fondi europei ci sono, bisogna saperli spendere, ecco perché io vengo qui a proporre anche un piano italiano ed europeo per il meridione d'Italia, per realizzare infrastrutture che oggi non ci sono. È inconcepibile che l'alta velocità si fermi a Salerno, è inconcepibile che non ci sia l'alta velocità in Sicilia, è inconcepibile che per andare da Catania a Palermo si debba fare la traversata dell'oceano. Se noi mettiamo insieme tutti i fondi europei non utilizzati dall'Italia, dall'Italia meridionale, si crea un pacchetto che può essere irrobustito dalla presenza di interventi della Banca Centrale Europea, della Banca Europea degli Investimenti, della Cassa Depositi e Prestiti, dei fondi pensione, ma anche di qualche banca privata, un pacchetto che è destinato a dar vita ad un piano per le infrastrutture nel meridione. Al fianco di Tajani il sindaco di Catania Salvo Pogliese, che ha affermato come il ponte sullo stretto sia imprescindibile per lo sviluppo del meridione e creerebbe un effetto domino per la realizzazione anche di altre opere, e il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che prima dell'incontro ha riunito nel capoluogo etneo la sua giunta. Io credo che una rete infrastrutturale adeguata, moderna, efficiente sia lo strumento essenziale per poter diventare competitivi nell'area euroafroasiatica, che è quella dove la Sicilia deve giocare un ruolo da protagonista. Il governo regionale sta lavorando per la viabilità minore. Quello nazionale deve metterci nelle condizioni di poter avere almeno un porto hub capace di intercettare i traffici del Mediterraneo e poi un sistema aeroportuale più semplificato, più accessibile, più ragionevole. E sempre in tema di infrastrutture, a Biancavilla ci sono buone notizie per la strada statale 284. Previsti impegni di spesa in aumento e raddoppi per la messa in sicurezza di un'arteria viaria strategica. Esami geognostici entro 60 giorni e studio di fattibilità propedeutico alla progettazione. Va avanti l'iter per la messa in sicurezza della strada statale 284, che subirà nel suo processo di trasformazione nei prossimi anni importanti cambiamenti. 4 corsie nel tratto compreso tra Paternò e Biancavilla. Al momento lo studio di prefattibilità riguarda l'estensione da Paternò ad Adrano. Accanto ai fondi stanziati dal CIPE, oltre 96 milioni di euro, ci saranno anche quelli che finanzierà la regione, 60 milioni indispensabili per scongiurare nuove vittime su questa arteria viaria di collegamento strategica, che ogni giorno vede transitare oltre 15.000 autovetture e più di 3.500 mezzi pesanti. A fare il punto, delineando costi e tabella di marcia, l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, insieme con il direttore regionale dell'ANAS Valerio Mele e tra gli altri i sindaci di Biancavilla
Biancavilla, Bonanno, di Adrano, D'Agate e di Paternò, Naso. Con loro l'ex deputato regionale Nino D'Asero, notevole il suo impegno profuso in questi anni per la 284. Nel 2012 chiese alle direzioni regionale e nazionale dell'ANAS di accendere i fari sulla questione, passo questo che portò ad una fase di progettazione con diversi step di volta in volta eseguiti, come la sistemazione di segnaletiche adeguate, guardrail e spartitraffico. Dopo 10 anni di impegno per questa messa in sicurezza e ampliamento della SS 284, conosciuto come tratto Paternò-Adrano, l'ANAS ci dà una concreta cronoprogramma di quelli che sono i tempi di realizzazione del progetto e la possibilità di ampliamento. Noi la ringraziamo, l'ANAS, perché ha avuto la sensibilità negli anni scorsi a fare uno spartitraffico sperimentale che ha evitato tanti morti nel tratto in cui si è realizzato. Col finanziamento del CIPE del 7 agosto 2017, il finanziamento che consente con 97 milioni di poter realizzare quest'opera. Oggi, con lo studio che l'ANAS presenta, probabilmente c'è bisogno di un'integrazione della somma, perché si procederà al raddoppio fino a Biancavilla, e quindi questo è un dato importante, e quindi da qui poi il tratto Biancavilla-Adrano si riporta su una sezione cosiddetta C1 di 10,50 di metri. Io ritengo che è importante questa occasione, ringraziamo l'ANAS, ma è importante anche il metodo che ci siamo dati, perché da qui al periodo di settembre-ottobre ci sarà un altro incontro per un ulteriore aggiornamento dello stato dell'arte, e attraverso questo momento istituzionale che io con grande impegno ho voluto si concretizzasse, di questo ringrazio l'ANAS, i sindaci che ci hanno seguito e anche il comitato che ha dato un suo impegno in questa direzione. Dobbiamo dire che l'intervento è lievitato: da 100 milioni di euro diventerà 160 milioni di euro, e a questa ulteriore cifra farà fronte la regione siciliana nella riprogrammazione dei fondi per le grandi opere stradali. Dobbiamo però dire che oggi abbiamo scadenzato, fatto un cronoprogramma sugli ulteriori step e sullo sviluppo del progetto. Ci rivedremo tra luglio e settembre per dare al territorio paternese di Biancavilla, in sostanza di tutta questa fascia del catanese, delle risposte chiare e una tempistica che sia certa e che sia scadenzata di volta in volta. In questo senso oggi anche dobbiamo dire, abbiamo anche detto che da qui alla fine di marzo sarà bandita la gara per l'allargamento dello svincolo su Paternò e un'altra opera che servirà ad ammodernare la SS 284 e a rendere più fruibile, più in sicurezza le nostre arterie stradali. Un'opera che fa parte del contratto di programma ANAS, sulla quale abbiamo investito parecchio. È importante soprattutto anche questo incontro, perché ci permette di poter avviare un confronto che deve continuare con le amministrazioni e con il territorio per poter concordare le soluzioni progettuali adatte. I tempi: noi prevediamo di poter avviare le indagini geognostiche già dai prossimi giorni, successivamente verrà contrattualizzata la progettazione definitiva, pensiamo di poter avere nell'autunno il completamento del progetto definitivo. Allora si aprirà il capitolo autorizzazioni con valutazione impatto ambientale e conferenza di servizi. E a sostenere l'impegno per una viabilità che scongiuri altre morti proprio su questa strada, anche il comitato Pro Raddoppio SS 284, con una raccolta firme finita su Facebook. Il plauso dell'amministrazione comunale di Biancavilla. Una battaglia che va avanti da anni e che ha mobilitato tanto la politica quanto la società civile, quella per la strada statale 284, sia per le tante, troppe vittime il cui sangue su questo asfalto è stato versato, sia per la sua posizione di raccordo tra grandi centri urbani come Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia e relativi Interland. Lo scorso anno anche iniziative social, come quella lanciata da Benedetto Torrisi, promotore del comitato Pro Raddoppio SS 284. Con una pagina Facebook, migliaia le adesioni e i riscontri. La raccolta firme nei mesi successivi registrò numeri inaspettati. Beh, certamente ci possiamo ritenere soddisfatti. Siamo soddisfatti perché siamo stati acceleratori di processi, perché ci viene riconosciuta questa azione sociale di cittadinanza attiva abbastanza forte e pregnante. Per cui oggi sapere a conclusione che ci sarà il raddoppio da Paternò
Arno a Biancavilla e poi un ampliamento da Biancavilla sino ad Adrano, sino a, addirittura a Bronte, per noi già è un elemento di successo. I dati parlano chiaramente e sui dati e le rilevazioni che ha fatto ANAS si è rimodulato certamente l'intera progettazione da Paternò sino a Bronte. Il comitato ad oggi esprime soddisfazione, ma non abbassiamo la guardia. Una strada che è stata anche denominata strada della morte per la quantità di incidenti mortali e per centinaia e centinaia di incidenti che poi non hanno avuto la fine di una tragedia, ma che comunque sono stati incidenti importanti. Oggi è un punto importante, si va verso la messa in sicurezza e verso l'ammodernamento. Come abbiamo avuto modo di dire, è un'arteria importante per il territorio, non solo per il traffico veicolare, ma anche perché arrivando con il raddoppio fino a Biancavilla, oltre alla messa in sicurezza, si tratta anche del comfort degli automobilisti. E ricordiamo che Biancavilla è una città particolare perché abbiamo un presidio ospedaliero di base come l'ospedale di Biancavilla e quindi interventi di questi vanno in questa direzione, oltre anche che lo sviluppo economico, lo sviluppo turistico. Al nostro lato c'è una terza porta verso l'Etna e quindi oggi apprendiamo con soddisfazione l'aver rivisto il progetto con un raddoppio fino a Biancavilla. Noi vigileremo sullo stato, su quel cronoprogramma che ci siamo dati oggi, ci siamo ridati appuntamento a luglio e quindi noi saremo attenti e vigili che tutto possa andare avanti e soprattutto nel minor tempo possibile. Di interventi a sostegno della zona industriale di Catania si è parlato stamani nella sede di Confindustria alla presenza dell'assessore regionale alle attività produttive Turano. Vediamo. Lo sviluppo e la riqualificazione della zona industriale di Catania sono state al centro di un incontro promosso da Confindustria Catania e tenutosi stamattina alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale alle attività produttive Girolamo Turano. Vi hanno preso parte anche numerose imprese presenti alla zona industriale, analizzate le misure per lo sviluppo del territorio con particolare riferimento alla riqualificazione della zona industriale Etnea, valutando anche l'istituzione delle ZES, zone economiche speciali in Sicilia. Beh, un incontro con i rappresentanti della categoria per cominciare a costruire un percorso condiviso. Abbiamo scelte importanti da fare, una tra tutte le ZES. Bisogna, avendo centrato già l'obiettivo di finanziare 1000 imprese nel primo anno di gestione, grazie all'impegno giornaliero del presidente Musumeci che ci ha imposto una tabella di marcia rigidissima, oggi siamo nella fase della programmazione. E programmare senza sentire gli operatori secondo me sarebbe un grande errore. Siamo qua per assumere impegni, per definire una tempistica, per decidere cosa fare, quando farlo e come riuscire a raggiungere l'obiettivo di riqualificare le aree industriali. Bisogna riqualificare soprattutto ciò che c'è intorno alle industrie. Beh, veramente ci sono 10 anni di abbandono, bisogna riqualificare tutto. Non sarà un'impresa semplice, però sono molto fiducioso perché l'obiettivo che abbiamo raggiunto con la spesa comunitaria ci permette di avere una boccata di ossigeno e di dimostrare che quando si lavora tutti assieme nella stessa direzione poi i risultati arrivano. Il tutto può avvenire in maniera sinergica con l'associazione industriale, ovviamente. E se non fosse così sarebbe un errore, tranne che l'associazione industriale non decide di fare proposte ricevibili, ma io sono certo che non ne farà. Lei ha un'idea ben precisa di come riqualificare la zona industriale di Catania? Beh, io non sono catanese, quindi non devo essere io a indicare la riqualificazione, devono essere catanesi a indicare la via maestra. Poi questa via che loro indicano deve sposarsi con la legislazione regionale, con le norme comunitarie e con l'impegno di una classe dirigente nuova che rispetta i tempi che dice, perché anche questo in Sicilia rappresenta una novità. L'iniziativa promossa da Confindustria Catania, presieduta da Antonello Biriaco, vuole essere anche uno sprone affinché si individuino nel breve le soluzioni più opportune per la zona industriale. La mia idea di sviluppo è quella che noi dobbiamo essere attrattivi, non solo, ma che dobbiamo fare il possibile per fare rimanere qui le aziende. E allora devono passare da una normalità infrastrutturale, quella che oggi purtroppo in una zona industriale non c'è, perché le aziende sono veramente dei concentrati di sicurezza, di eccellenza
poi si esce da quello che è il perimetro delle aziende e si trova un territorio completamente abbandonato e totalmente lasciato a se stesso. Devo dire che l'amministrazione comunale, con l'assessore Arcidia, con il sindaco Pogliese, hanno immediatamente colto questo grido d'allarme da parte degli imprenditori. Non posso dire questo da parte di IRSEP. Sempre nel capoluogo etneo, mobilità allo studio in vista della festa di Sant'Agata. L'assessore arcidiacono invita al moderato uso delle automobili. Stiamo per entrare ormai in pieno clima agatino. Catania si prepara ai festeggiamenti in onore della Santa Patrona Sant'Agata, evento molto atteso da tutta la città. L'assessore alla mobilità, Pippo Arcidiacono, ha predisposto un apposito piano viario, invitando sin d'ora i catanesi a moderare in quei giorni l'uso dell'auto, servendosi piuttosto dei mezzi pubblici e dei parcheggi scambiatori. Traffico veicolare ovviamente sarà ridotto al minimo, questo lo dico, e cercheremo di attrezzare quanto più possibile navette, con la MT, con Sostare e anche con la ferrovia circumetnea, un sistema che riduca al minimo l'accesso delle auto in genere verso il centro della città o comunque nella zona dove si svolge la festa di Sant'Agata. Quindi ci poniamo davvero più attenzione che da sempre, ma soltanto per un fatto, perché al ragionamento della mobilità si aggiunge quello delle strade, che purtroppo non sono il massimo dell'efficienza, perché sappiamo le buche, insomma tutti i danni che hanno determinato le piogge ed altro, per cui vogliamo dare il massimo della sicurezza. Però in questo chiedo alla città, chiedo un aiuto, ed è un aiuto che lo chiedo da questi microfono e a voce alta: aiutateci per aiutarvi. Io vorrei che anche loro capissero che basta mettere la macchina in un parcheggio. Cercheremo di anche lì di capire come è possibile poter anche in giorno stesso, il giorno 5, non far pagare l'utenza, ma di prendersi la ferrovia circumetnea, di prendersi il tram, l'autobus, quello che sia, per poter raggiungere la festa di Sant'Agata. C'è stata un'imponente operazione antidroga a Messina. Vediamo il servizio. Associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi e munizioni e associazione per il furto di motorini sono i reati per i quali la squadra mobile di Messina, con la collaborazione delle squadre mobili di Reggio Calabria e Palermo, ha arrestato 15 messinesi e 2 reggini su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale Peloritano e su richiesta della locale procura. Intercettazioni telefoniche ambientali, appostamenti, videoriprese e sequestri di sostanze stupefacenti hanno permesso di sgominare l'organizzazione criminale e di individuare il suo fortino, da cui il nome dell'operazione. Le indagini della squadra mobile, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, hanno permesso di scoprire l'esistenza di un sodalizio operante nella città dello Stretto, nella zona di Valle degli Angeli, con base in Vico Fede, a casa di Michele e Francesco Arena, due degli arrestati. Una centrale organizzativa attorno alla quale giravano gli affari illeciti di persone che gravitavano intorno agli Arena e agivano singolarmente o in gruppo, sempre a favore del sodalizio, dedito soprattutto al traffico di diversi tipi di sostanze stupefacenti, droga proveniente in gran parte dalla Calabria. Secondo tradizionali e ormai consolidati rapporti che vedono il malaffare gestito in maniera reciproca, ma più spesso con rifornimenti che vengono dalla Calabria e che vedono Messina non più solo terra di passaggio, ma destinazione finale della sostanza stupefacente. È un mercato di primaria importanza adesso Messina per lo stupefacente. Con le ultime indagini in materia di criminalità organizzata registriamo che i gruppi cittadini, pur rimanendo distinti e comunque tendenzialmente legati a quartieri del territorio della città, sono più disposti rispetto al passato a comunicare tra loro e a trattare anche alcuni affari. Nel Ragusano un incensurato di 50 anni trovato in possesso di un ingente quantitativo di armi e droga indaga la squadra mobile di Vittoria. Vediamo. Un perfetto sconosciuto per gli ambienti della giustizia, un uomo senza precedenti, fedina penale immacolata, almeno fino ad oggi. Le accuse per le quali è finito in manette un cinquantenne ragusano sono però gravissime. L'uomo deteneva armi e droga nella sua abitazione alla periferia di Vittoria, in provincia di Ragusa.
qui in un immenso garage con soppalco. In particolare gli agenti della squadra mobile guidata dal vicequestore aggiunto Antonino Ciavola ed i poliziotti del commissariato di Vittoria hanno trascorso ore rovistando dappertutto per conoscere la destinazione di ogni angolo dei locali, scandagliando mobili, scaffali e superfici centimetro dopo centimetro. Eccole all'interno di questa canalina passacavi l'impensabile portapistole, due le armi da fuoco rinvenute, vi erano diverse munizioni. La perquisizione al piano di sopra ha permesso di scovare gli stupefacenti, cocaina e marijuana in barattolo con tanto di bilancino di precisione. Adesso gli investigatori della Polizia di Stato stanno valutando attentamente come mai un incensurato occultasse, oltre la droga, due pistole e tutte quelle munizioni. L'arresto dell'uomo è stato convalidato. La Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la misura cautelare in carcere, considerata la particolare gravità dei fatti reato consumati. Agenti del commissariato Borgogna hanno indagato in stato di libertà due persone per il reato di ricettazione. Rinvenuti e sequestrati oltre 300 tra orologi, cintuini, parti di orologi ed espositori di vario genere. Li state vedendo in queste immagini. In occasione del mercatino delle Pulci che si tiene in via Dusmet, un poliziotto ha notato che due venditori del tutto abusivi esponevano in vendita orologi la cui provenienza ha destato sospetti. È stato accertato che tre di essi erano stati rubati, così come dalla denuncia sporta dal proprietario che nei giorni scorsi era rimasto vittima del furto in appartamento. Gli orologi, per la maggior parte non preziosi, presentavano loghi di marchi importanti, quali Rolex, Dolce & Gabbana, Breitling, Tissot, Bulova, ma non è certo che si tratti di prodotti originali o contraffatti. Ci spostiamo adesso a Giarre, dove c'è stato un incidente ieri nel tardo pomeriggio. Un pedone è stato travolto da una persona che però ha prestato immediatamente soccorso. La donna che attraversa la strada, il conducente di un'auto che non la vede, la centra in pieno. Incidente stradale ieri sera a Giarre, in questo punto di viale Don Luigi Sturzo, dove una Lancia Y ha investito una 54enne. Il sinistro poco dopo le 19, quando, proprio mentre il pedone era al centro della carreggiata, è stato raggiunto a velocità per fortuna non sostenuta dalla utilitaria. L'impatto comunque è violento, la donna, che per fortuna non è in pericolo di vita, è stata sbalzata sul selciato. Le gambe della vittima hanno assorbito l'urto, fratture multiple. Uno dei due arti sarebbe in condizioni più serie rispetto all'altro, probabilmente perché la donna non era di fronte all'auto che l'ha investita, ma diretta alla sua auto parcheggiata non lontano dall'incrocio con Vicopino. La Lancia Y, guidata da un ragazzo di 23 anni che ha immediatamente arrestato il suo veicolo, prestando soccorso per primo e allertando al contempo 118 e polizia locale di Giarre, non è stata frenata in tempo. Era diretta a tre punti. L'automobilista si è accorto della presenza del pedone a pochi centimetri dallo stesso, troppo tardi. La donna è stata trasportata d'urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Verifiche e rilievi ad opera della polizia locale giarrese, che ha anche regolato il traffico particolarmente intenso a quell'ora. C'è stato invece un incidente più grave sulla SS 624 Palermo-Sciacca, dove il traffico è stato bloccato tra Palermo e Altofonte a causa appunto di questo sinistro avvenuto all'altezza dello svincolo per Altofonte, che ha coinvolto uno scooter e un'autovettura ed è costato la vita a un ragazzo di 16 anni che si trovava sul ciclomotore, che i soccorritori del 118 hanno cercato invano di rianimare. Adesso andiamo a riposto per una notizia dove i carabinieri hanno arrestato nella flagranza un 27enne e un suo complice di 18 anni di origini romene ma residenti a Giarre, ritenuti responsabili del concorso in rapina aggravata. I due, con il volto coperto da passamontagna, armati di pistola, hanno fatto irruzione in un panificio di Corso Italia a riposto, dove sotto la minaccia dell'arma hanno costretto la moglie del titolare a farsi dare parte dell'incasso per poter
potessi impossessare di una bilancia elettronica che è stata scambiata per la cassa e fuggire via a bordo di uno scooter. Ad intercettarli, disarmarli ed ammanettarli, i carabinieri di una pattuglia giunta sul posto. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Andiamo ad Acireale, stamani sopralluogo all'area COM del sindaco Ali, che ha spiegato ai nostri microfoni come accedere ai contributi per la sistemazione degli immobili danneggiati dal sisma. Modalità, requisiti di accesso e termini per la presentazione delle domande sono contenuti in maniera dettagliata nella direttiva post-sisma della Protezione Civile Regionale in vigore dallo scorso fine settimana. Riguarda i proprietari di case dichiarate inagibili che potranno usufruire dell'importo massimo di 25.000 euro. Si tratta di una prima boccata d'ossigeno per gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di agibilità. Fondamentali, pena l'esclusione dagli aiuti, l'aver ricevuto l'ordinanza di sgombero e aver domiciliato abitualmente nell'edificio danneggiato dal terremoto. L'articolo 6 dell'ordinanza di protezione civile, la 566, quella che stanzia 10 milioni. Una parte di questi fondi saranno destinati all'attività di pronto intervento per la ricostruzione. Questo è limitato agli immobili tipo B e C e agli immobili in cui si ha il domicilio abituale, non è la residenza, è più estensivo il concetto. Su questo si può intervenire da subito, si può intervenire e vengono coperte le spese sia dei lavori, sia dell'IVA, sia del costo dei tecnici. Li trovate la documentazione e la modulistica per richiedere questo intervento, la trovate sul sito del Comune. È chiaro che è un primo intervento che però è ripartito su tutti i comuni e i fondi sono limitati, quindi siccome verranno autorizzati le richieste in ordine cronologico è importante accedere. Verranno rimpinguati i fondi, però poi ci sarà da attendere. Sono ammessi al contributo i lavori di ripristino degli impianti elettrici, le opere di rifinitura, interventi anche strutturali, purché non soggetti ad autorizzazioni specifiche da parte di enti preposti. I moduli e la direttiva sono stati trasmessi ai comuni interessati dal sisma dello scorso 26 dicembre. Le amministrazioni locali avranno un ruolo importante di controllo, dovranno vigilare sulla correttezza delle procedure seguite dai cittadini. I tempi sono molto stretti perché la domanda deve essere fatta entro 60 giorni e i lavori devono essere eseguiti entro 120 giorni. Questa disposizione e questo intervento vale anche per i locatari, quindi se io ho un immobile e lo affitto a qualcuno che ha lì il proprio domicilio abituale, posso fare l'intervento. Chiaramente l'intervento lo fa il proprietario dell'immobile, non il locatario. Così pure per chi ha invece donato l'immobile e ha incomodato d'uso ai parenti di primo grado. Per gli studenti del Fuccio La Spina, dell'Istituto Comprensivo Fuccio La Spina, doppi turni con trasferimento temporaneo alla San Luigi, ma c'è chi non è d'accordo e si scatena il caos. Vediamo. Si è trasformato in un serio problema igienico-sanitario quello dei doppi turni nei plessi distaccati della scuola Fuccio La Spina di Acireale, un'emergenza nell'emergenza. La sede centrale inagibile è chiusa dopo il terremoto e in attesa dei lavori di messa in sicurezza si dovrà fare a meno di 18 aule dei relativi spazi comuni, proprio a distanza di un anno dall'ampliamento dei locali dello storico istituto che nei tre plessi conta circa 900 iscritti. La via d'uscita dal regime disagevole dei doppi turni è stata prospettata da sindaco e assessore al ramo nella possibilità di ospitare gli alunni e i docenti all'Istituto San Luigi in attesa di poter rientrare nella sede di appartenenza. Noi abbiamo fatto, io dico noi, insieme con il dirigente Ricciardella, abbiamo espletato tutta la documentazione che ci riguarda, è stata chiesta una somma di 6.000 euro per l'utilizzo del San Luigi insieme alla palestra, 5.000 esclusa la palestra, ma non è un problema di carattere economico.
per cui a questo punto, considerati che i tempi per effettuare i lavori invece all'interno della fucciola spina sono all'incirca di un mese e mezzo, nella speranza che tutto si realizzi nel più breve tempo possibile, quindi noi siamo assolutamente disponibili a trasferire i ragazzi, però è vero pure che diciamo che non tutti i genitori sono d'accordo. L'ultima parola spetta alla rappresentanza dell'istituto scolastico e alla dirigente. La deliberazione non è così automatica, nonostante si tratti di una valida alternativa sul piano della didattica, esisterebbe un problema di logistica e viabilità. Accompagnare e riprendere i figli in via Galatea ogni mattina creerebbe ulteriori disagi, senza contare che molte mamme si spostano a piedi. Oggi l'ennesimo incontro in sala giunta. Da una parte le esigenze della popolazione scolastica, dall'altra le valutazioni più generali, viabilità in primis, del primo cittadino. Voi avete chiesto al sindaco di prendere una posizione abbastanza forte in questo momento. Perché? Cosa temete? Sì, a gran voce abbiamo chiesto la posizione del sindaco, perché lo può fare come rappresentante di questo territorio. Ed è anche giusto, a nostro avviso, che prenda una posizione che faccia sì che il Consiglio d'Istituto e la dirigente scolastica ne prenda atto e quindi decidere definitivamente qual è la migliore soluzione, che, ripeto, in questo momento da quello che viene fuori da questa riunione, da questo briefing, è San Luigi e contemporaneamente l'inizio dei lavori di ristrutturazione del fucciola spina. Cosa sta accadendo a Fanciulli? C'è una situazione igienico-sanitaria davvero oramai precaria. Ma questa non lo dico io, lo dicono anche chi del personale ATA, che ha solo 30 minuti per le opere di pulizia, che con tutto l'impegno non riescono. I bambini con problemi, ma il corpo docente anch'esso sta facendo dei sacrifici. Ripeto, la soluzione il signor sindaco, l'ingegnere lì ce l'ha data, ci mette a disposizione, ci verrà incontro a quelle che possono essere le operazioni di trasferimento per chi è a piedi, e parlo delle famiglie di San Cosmo, che avevano il fucciolo spina a due passi, ma trasferendosi a San Luigi, eccetera. Cercheremo di ovviare con un documento che ho chiesto io al sindaco di emettere, e con questo attraverso il Consiglio d'Istituto, che spero venga prestissimo fatto, si deciderà qual è la migliore soluzione. Bentrovati nuovamente in studio, non ci sono notizie dell'ultima ora, dunque si conclude qui la prima edizione del nostro telegiornale, che vi ricordiamo come sempre è disponibile all'indirizzo che vedete sopra impressione, raitv.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook. Adesso le previsioni meteo per la giornata di domani. Buon pomeriggio. Le previsioni meteorologiche per la giornata di domani, mercoledì 23 gennaio. Il cielo sarà coperto su tutta l'isola, nella porzione orientale previste precipitazioni sparse, mentre nella porzione occidentale anche fenomeni a carattere temporalesco. I venti saranno moderati, i mari leggermente mossi. Diamo uno sguardo adesso alle temperature. Si abbassano sia nei valori minimi che massimi, a Catania registrati rispettivamente 6 e 14 gradi centigradi. Un po' più bassa la massima a Messina, leggermente più alta invece a Siracusa. La temperatura più bassa ad Enna con meno 3 gradi.